Allora, l'avete sentito nel nostro sommario, è con vero piacere che do il bentornato nel salotto di Effetto Notte a Giovanni Veronesi, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti. Bentornato, regista del terzo capitolo di Manuale d'Amore, lo ricordiamo con successo al cinema dallo scorso fine settimana, l'incasso, ecco, prego la regia di mandare subito in onda la grafica, quasi 3 milioni di euro per quello che ha monitorato dal Cinetel, perché poi c'è anche altro, e una media per copia di 4.400 euro. Allora, comincerei da questo, siete soddisfatti o no? Beh, sai, quando metti in campo tante forze, quando ti hai delle aspettative come avevamo noi, diciamo che l'incasso non è proprio quello che ci aspettavamo di più, bene essere sinceri, anche perché questa intervista la faccio solo qui, e quindi la verità la dirò solo qui. Noi siamo contenti perché ci fa piacere di sentire la verità, però ecco, credo che la verità sia anche il fatto che questi dati non sono certo dei dati catastrofici, no? No, penso che ci sono tuoi colleghi che brinderebbero. Farà il suo incasso, eccetera, però io in tutti questi anni di lavoro mi sono sempre sentito una grandissima responsabilità addosso, anche per gli investitori, per le persone che devono recuperare i soldi, quindi quando investono tanto l'incasso deve essere tanto, e allora sto col patema d'animo per seguire questi incassi, per riuscire a capire quanto farà il film. Ecco, comunque la vita del film è appena iniziata, no? Naturalmente noi facciamo in bocca al lupo al film, che racconta che cosa, Giovanni? Ma racconta, a differenza degli altri due capitoli di Manuale, l'età dell'amore, no? Quando ci sofferma su questo sentimento così forte che colpisce gli uomini a tutte le età e come si reagisce nelle diverse età della vita. E mi sembrava giusto dividerlo in tre episodi, in tre capitoli, e quindi la giovinezza, che riguarda tutte le persone che vanno dai 20 ai 40 ormai, la maturità, e poi la vecchiaia, che noi abbiamo garbatamente chiamato oltre, perché oggi diciamo che la vecchiaia non ha più un'età definita, no? L'età è quella biologica, e quindi insomma una persona di 70 anni potrebbe anche rifarsi una vita, una donna di 50 può partorire, no? Come Gianna Nannini. Assolutamente, ormai tutto è possibile, e questo ha cotè sia positivi che negativi. Allora, appunto, tre storie, come dicevi tu, nella prima abbiamo Scamarcio, appunto, Chiatti e Solarino, poi tra poco vedremo le clip alle prese con un dilemma prematrimoniale, poi Verdone, che praticamente incontra una pazza, e nel terzo episodio c'è il fatidico De Niro. Ecco, adesso a bocce ferme, perché si è parlato tantissimo di questa cosa di De Niro, quindi oggi hai promesso che ci dirai tutta la verità, quindi noi non ti chiederemo ma come l'hai contattato, come sei... insomma, questo l'abbiamo già sentito, però a bocce ferme, insomma, alla fine De Niro è un pregio o è un limite per il film, nel senso che è un grossissimo personaggio, no? Quindi crea anche una grandissima attenzione mediatica che si può mangiare tutto. Ma io naturalmente non posso che dire che è un grande valore aggiunto al film, poi sai, le persone certe volte parlano anche perché devono parlare, perché è il loro mestiere, perché quando si esce da un cinema le persone è giusto che discutano, però c'è anche sempre da tener conto del fatto che nei confronti di un attore così ci vuole rispetto e bisogna saperne parlare anche. Quindi insomma, tutte le persone che lo hanno criticato la sua apparizione a Sanremo, hanno detto che l'ha fatto per soldi, insomma De Niro è venuto a fare il mio film per la minor paga della sua vita, che è molto meno di quanto prendono certi attori italiani per fare certi film, quindi insomma da questo lo scagionerei. E poi soprattutto il fatto che è stato un grande regalo per me e anche per tutto il cinema italiano il fatto che abbia recitato in italiano, cioè ha fatto sentire la sua voce anche con grande difficoltà, perché in 6 mesi ha dovuto imparare tutto un testo particolare. Io avevo scritto un testo non facile da imparare, parla molto meglio di certi presentatori italiani, cioè mette al posto i condizionali per bene, insomma, ha fatto uno sforzo notevole. Eh sì, tra l'altro parla in italiano, poi pensa in inglese, anche questa è una cosa curiosa e interessante del film. Adesso ti facciamo vedere una foto, ed è la foto del tuo produttore, di De Laurentiis. Ah. Ecco, lavorare con lui com'è? Anche qui, pregi, limiti, insomma... Sai, è come quando... come quando tu sei a contatto con un numero uno, De Laurentiis è un numero uno, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Io però sono uno dei pochi registi in Italia che ci continua a lavorare continuativamente, il che significa che ho trovato una via per stare con lui, ho trovato il modo per stare con lui. Non è facile, c'è un carattere difficile, però ha un grande intuito. Ha un grande istinto, per cui sa come accoppiare le cose, come mettere a posto certi artisti che magari svolazzano di qua e di là. Insomma, è una persona che sa fare il suo mestiere.
E la cosa straordinaria è che quando gli ho detto che volevo De Niro e che avevo il modo per contattarlo, non ha battuto ciglio. Qualsiasi altro produttore in Italia avrebbe o esultato o mi avrebbe mandato a quel paese pensando a quanto ci sarebbe costato. Invece non ha battuto ciglio e con il suo modo di riflettere sulle cose abbiamo preso tempo e abbiamo capito se potevamo in realtà inserire un personaggio così grosso e anche così scomodo in un cast italiano, e abbiamo deciso di sì. Allora, veniamo un po' ai rapporti con la stampa, e questo ne abbiamo già parlato in questo studio, insomma, ecco, chiudiamo subito il capitolo, no, facciamo un po' di rassegna stampa veloce. Allora, sul film è possibilista la Levantesi sulla stampa, che scrive: colpisce nel trittico scritto e diretto da Veronesi una vena crepuscolare che emerge fin dal primo episodio, assumendo una coloritura comico-grottesca nell'incisiva personificazione di Verdone, un tono lieve di serenità quando è scena De Niro. Invece sono meno possibilisti D'Agostini, lì ci scrive un manuale tra amori da routine, e poi anche Ferzetti, dice: la forma diventa formula se non format. Ora, tu sei abituata a questo, quindi non ti chiediamo cosa ne pensi, cosa non ne pensi, ma dico, ti interessa ancora, arrivato a questo punto, o non ti interessa più questo? Guarda, dire che non mi interessa più sarebbe una bugia, perché poi in realtà, io l'ho sempre detto, il critico è l'unico vero interlocutore che ho io. Beh, c'è perché, il pubblico, Sì, ma il pubblico è una massa talmente informe che non riesco a parlare individualmente con qualcuno, mentre col critico posso dialogare. Però loro non me ne danno la possibilità, perché scrivono talmente male alcuni, perché devo dire che in questi anni fortunatamente anch'io ho la mia nicchia, piccola nicchia di critica che scrive bene dei miei film, e quindi mi crogiolo in quella. Però insomma, a me non mi piace quando scrivono cattiverie, quando ho saputo che alcuni addirittura hanno brindato, quando ho saputo che il film non era partito forte. Insomma, queste cose qui non mi piacciono, ma perché poi il critico è un mestiere molto difficile, è un mestiere nobile, è un mestiere che deve essere fatto in punta di penna con grande sagacia, anche grande acume, ma non con cattiveria, perché altrimenti la cattiveria diventa va fuori dagli schemi. Beh, anche perché poi non è questa la funzione, cioè il critico deve essere una persona che orienta e dà il suo giudizio, ma la funzione sia del critico anche del giornalista è comunque di informare su quello che accade, forse più del giornalista che del critico. Allora, prova a stuzzicarti da un altro punto di vista. Nel film io ho trovato in qualche modo una vena di follia, nel primo episodio con la Chiatti, nel secondo, insomma, con la Finocchiaro che è proprio folle, in qualche modo anche nel terzo. È così? Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Sei la prima persona che nota questo, perché forse un po' malato di mente sarai anche te, se forse fai questo mestiere. Probabilmente. Sì, una vena di follia l'abbia anche te. Ma sì, perché mi piace far attraversare, soprattutto dalle donne, perché io essendo un uomo mi piace sempre confrontarmi con i personaggi femminili e cerco sempre di inventarmeli, di cercare di dargli una vena particolare, perché gli uomini sono abbastanza banalotti, diciamo, no? Cercano sempre più o meno le stesse cose nella vita, vogliono più o meno sempre le stesse, arrivare alle stesse situazioni. Invece le donne sono più folli, le donne hanno questa vena di follia che mia madre, ad esempio, che non l'ha mai tirata fuori, però in qualche modo a me e a mio fratello ce l'ha trasmessa anche soltanto commentando le notizie del telegiornale. Io mi ricordo che da piccola ci faceva molto ridere commentando le notizie del telegiornale. Chissà cosa direbbe adesso con le notizie dei telegiornali, va bene. È un'altra puntata. Senti, così a bruciapelo, ci sarà un nuovo capitolo di Manuale d'amore? Che ne pensi? È troppo adesso presto per dirlo? Adesso metto in mezzo un altro paio di film, penso, che non saranno episodi, perché ecco, di questo mi sono un po' rotto le scatole. Fare film a episodi, la gente pensa che sia più facile, invece è molto più difficile, perché sono tre film, soprattutto questo, che sono tre film da 40 minuti l'uno. È come fare tre sforzi per tre film, è come rincominciare un altro film appena ne hai finito un altro. Insomma, è uno sforzo veramente grosso. Io ho capito la commedia all'italiana negli anni 60, perché poi abbandonò questa, perché era molto molto faticoso farli. Va bene, allora restiamo su questo e ci vediamo Manuale d'amore 3, lo scopriamo nel salotto di Effetto Notte, eccolo qua. Viola, io ti amo. Troppi casini, Adrian. Questo cuore indeciso di amare te, io non posso farne nulla. Diciamo che è un film dove sotto i toni della commedia racconta anche una grande verità. Una verità dove ormai sia le donne che gli uomini non sono più schiavi di un'età biologica in qualche modo. Tu non sai niente di me. Io potrei essere sposato, avere dei figli. Ma sei sposato? C'hai figli? No. Giovanni usa questo pretesto dell'amore in realtà per parlare in modo buffo, ironico, delle persone.
Alla fine sì, l'amore è il filo conduttore, ma forse anche perché quando siamo innamorati siamo tutti un po' buffi, no? Agli occhi degli altri. Questa è la psichiatra, quella che pubblica. Ma quale psichiatra? Quella sta in cura dalla psichiatra. È un amore un po' nascosto, segreto, folle, che cosa? È segreto e folle, perché poi in realtà questo conduttore televisivo in realtà è uno che è innamorato molto di se stesso. Però una sera il destino gli tira un brutto tiro, perché fa incontrare una donna e l'avessi mai fatto, perché questa persona sembra normale, sembra autorevole, sembra simpatica, sembra tutto, ma in realtà è una pazza mitomane e quindi pure bipolare. A Parigi non posso tornare. Io non voglio sapere di più, io mi fido di te. Mia figlia, sì. Altro che direttrice d'atelier, a Parigi faceva la spogliarellista. Ho trovato una vena nel film, e non so se ce la trovate anche voi, un po' di follia, no? Beh, la follia... Folli d'amore. Beh, la follia fa un po' parte, no? Cioè, dell'umanità. La follia, anche nell'amore soprattutto, siamo tutti folli, perché folli vuol dire quando sei innamorato perdi la ragione in qualche modo, non c'è più il controllo, ma anche per quello che diventa bello, perché è pericoloso. Ma tu sei sicuro che noi facciamo bene a sposarci? Ci dobbiamo sposare per forza. Il mondo mi sembra però che corrisponda un po' a questa follia generale. Cioè, la follia è una parola che sta prendendo abbastanza piede. C'è una follia collettiva anche. Poi l'amore in un certo senso ti porta comunque alla follia. Quando non è ricambiato, quando magari è troppo ossessivo, quando è un amore irrisolto, sospeso. Oh, oddio, mio marito, ma come? Ma sei tuo padre? Ti diceva, mi pare Gozzano, che è un mondo misterioso, senza fine, però bello. Cioè, vale la pena di vivere le passioni d'amore, la follia dell'amore, perché poi veramente è quella roba lì che genera e continua la vita in qualche modo. Però... Cosa vuoi?